Ecco, fase preparatoria con la piegatrice. Queste sono le misure e questi qua sono, un attimo che li mettiamo qua sotto prima che svolazzi via, perché c'è il venticello oggi qua, oggi c'è un po' di venticello come al solito qua sul lago di Garda. Ecco, ne ho preparate 4, eccola qua, così va. Ora questo qui sarebbe il davanti e il dietro e questo qui sarebbe la copertura sopra. Ecco fatto, due semplici pezzi piegati a U, uno al contrario dell'altro, basta solo metterli assieme e salta fuori un box già fatto. E essendo in alluminio non vado a spendere 20-25 euro ogni scatolotto, ecco, me li faccio e risolvo il problema. Tutto qua, eccolo qua. Naturalmente bisognerà farci le squadrette e tutto quanto, però non è un problema Poli. Eccoci qua. Due semplici attrezzi, due squadrette, un metro e una matita e la piegatrice mia, la mia piegatrice storica. Ovviamente pulito con il diluente e basta. Ciao a tutti.